Disturbante questo videogiochignolo, ma torniamo alla realtà, ovviamente a quella virtuale, nel migliore dei modi, presentando un brano opera di un indiscusso maestro musicale che raggiunse la celebrità con le mai troppo lodate colonne sonore di Turrican, il sogno bagnato di tutti gli amighisti e di tutti i videogiocatori attivi nei primi anni 90. Stiamo parlando di Chris Husbeck, che in uno dei primi livelli di Turrican 2, pieno di rovine, rocce, cascate, trappole, nemici insidiosi da blastare, profondi burroni da superare, vide terreno fertile per una nuova, fantastica composizione. Ecco voi Desert Rocks. Arriviamo nel 1996 con Soul Edge, picchiaduro all'arma bianca di Namco che esordì un anno prima nelle sale giochi e venne convertito di lì a poco per PlayStation e rinominato in occidente Soul Blade. La versione per il sistema casalingo include una colonna sonora tra le migliori mai udite in un videogame, nonché una tra le sequenze d'apertura migliori mai viste in un videogame, accompagnato dallo strepitoso brano cantato The Edge of Soul, composta da Bentemaru e che andiamo a sentire in questo istante. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.
Super Can Session. Questa è la colonna sonora esclusiva selezionabile nel menu delle opzioni di gioco. 16 brani di squisita fattura, addirittura imperdibili, specie se abbinati alle immagini suggerite dagli splendidi scenari medievali che fanno da teatro spettacolari duelli all'ultimo sangue. Particolarmente suggestivo lo stage di Lee Long, maestro del Nunchaku, dove il ring in questo caso è una zattera che naviga lungo le acque di un fiume cinese. E ancora più suggestivo il brano Super Can Session, composto da Himeko Yamamoto intitolato Moonlight Shadow.